L'ospite della domenica è Roberto Lipari. Ciao, ciao, ciao Ciao, Michele. benvenuto, Grazie. grazie di essere qua. Ma grazie a Fa te, famosissimo per i suoi filmati, le sue presenze a Striscia, tanti altri programmi comici e poi anche per le tue incursioni nei social. Sei Sì. uno che va. Faccio un po' tutto, Fa un po' di. perché secondo me. Io credo che oggi viviamo in un periodo in cui devi essere presente su ogni. Che una volta facevi un programma televisivo ed era fatto. Oggi è un po' più complicato di fare il web, di fare il live, di fare. E quindi io sono così tentato. Io non volevo lavorare così tanto, è che sono costretto così. Perché il successo che lo obbliga a fare Esatto. così e lo obbliga anche a essere il 26 alla Villa Bellini di Sì. Catania con lo spettacolo Non ce n'è Non ce comico, n'è, ecco, ispirato alla frase. ispirato. Perché noi eravamo famosi a Sicilia per Archimede da Siracusa e poi siamo diventati all'improvviso famosi per Angela da Mondello. E allora nasce questa storpiatura di quel tormentone che era Non ce n'è Covid e Non ce n'è comico. Io lo spettacolo spero che questo sia l'ultimo anno, perché è uno spettacolo in cui ho scritto durante la pandemia, in cui non parlo solo di questo, ma parlo di tant'altro. Però parto da quel punto, da quando l'ho scritto. E io spero che sia l'ultimo anno, così l'anno prossimo sarà un discorso così tanto Una cosa vecchio. nuova. Esatto. Senti, rivediamo un momentino, Sì. poi dopo ne parliamo ancora. Allora, Non ce n'è comico. Allora, comunque ci siamo, ci siamo. L'ultima cosa che potremmo fingerci è un volo aereo, perché a quanto pare i voli aerei si può fare, cioè lì la legge non esiste. Tanto in comune con i voli Ryanair abbiamo che anche noi in teatro facciamo l'applauso, quindi siamo perfettamente integrati. Diciamo che non si capisce, il principio in realtà è facile, cioè un volo ha un costo, quindi per coprire tutti i costi vendono tutti i biglietti. Però diciamo che sappiamo che le compagnie aeree lucrano su qualunque cosa, tranne su una, sui profumi. Non ho mai capito perché in aereo, cioè, la Coca-Cola ti costa 20 euro, il profumo 10 euro. Infatti io in aereo mi bevo Calvin Klein, perché è l'unico modo. Non si è mai capito questo. Calvin Ma Klein, poi l'hai scoperto, ma perché ma sono. non lo so, io faccio le scorte, io poi compro 20 profumi a Natale, arrivo con tutti questi profumi, faccio bella Fai figura, bella figura, certo. I gratta e vince i profumi, in aereo vanno vanno fortissimi. fortissimo. Sì. Senti, stavi dicendo quindi che poi intendi un po' modificarlo, però è fortissimo così No, com'è. questa parte c'è, ma io diciamo che lo spettacolo muta ogni giorno, e quello è il bello, perché il bello del teatro è questo, è che è vivo. Quindi poi, a parte che ogni serata è unica perché succede un qualcosa, a parte un'improvvisazione, e poi ogni giorno aggiungo una cosa perché diciamo che siamo in un momento storico negli ultimi 2 anni in cui gli assist per fare battute ci arrivano da tutte le Mamma mia, parti, mamma mia. quindi ho tanti autori sparsi nell'Italia, anche non sempre bello, però Senti, ma tu come hai cominciato? Io ho cominciato, in realtà io facevo tutt'altro, ero uno studente di medicina. Poi ho fatto 3 anni di medicina, ho lasciato e credo avrei salvato molte più vite non facendola. E ho iniziato nelle pizzerie, mentre studiavo facevo gli spettacoli nelle pizzerie. E quella è stata secondo me Facevi cabaret. facevo cabaret, ero in coppia all'inizio, però ecco, era un hobby. Ma ti veniva spontaneo, Da sera, da naturale. bambino, ho sempre avuto questa. Io sono fissato, mi guardavo tutti i programmi comici, mi segnavo le battute, quindi è sempre stata una fissazione. Però iniziare nelle pizzerie per me è stata la più grande formazione, perché lì dovevo andare più veloce del cameriere, perché se il cameriere diceva Margherita mentre dicevo la battuta era fregata. Quindi Finito. dopo che fai le pizzerie tutto il resto è facilissimo, hai superato Fantastico. E la quindi hai prova. preso i ritmi, Esatto, il diciamo. ritmo l'ho imparato lì. Senti, la carovana stramba era un laboratorio dove. È il laboratorio palermitano che fondò Ficarra, Salvo Ficarra, Ah, ecco. con la Tramp, che è l'agenzia tuttora che mi gestisce. Lì ci si incontrava tanti, e da lì sono usciti tantissimi, tantissimi nomi. Ed è stato un po' lo Zelig di Palermo, quindi è stato il Dove mio. poi sei andato però alla Poi Zelig? sono andato, poi esatto, poi il passaggio è stato. Che differenza c'è con lo Zelig di Milano? No, diciamo che lo Zelig di Milano è un tempio, è magico per me, è un posto magico. La carovana che adesso non, in realtà c'è, ma non è più quella di quando ho iniziato. Secondo me lo Zelig ha una filosofia, che poi è quella che ha preso tutti i laboratori comici d'Italia. E quella filosofia lì, il pubblico va lì perché sa che sta vedendo un comico che prova un pezzo. E questo fa sì che il pubblico è molto più generoso, che si gioca. Quindi provare i monologhi allo Zelig di Milano è una sensazione molto bella. Io quando devo provare uno spettacolo, da lì ci passo sempre. Sì. In realtà fingi un po' di provare, no? Sei già quasi pronto, no? No, però in realtà il comico non è mai sicuro. Non Cioè, è mai proprio sicuro. il più insicuro di tutti è il comico, perché
perché sai, a far piangere probabilmente ci riesci o non ci riesci, comunque te la porti la sera. Ma la risata, se non la senti, è un problema. Ma la tua verba nasce da che cosa? Forse anche dalle origini siciliane, la nostra ironia, la nostra visione un po' tagliente. Noi siamo un popolo che storicamente o è stato invaso, o è stato dominato, e noi abbiamo capito che quando uno veniva da fuori dovevamo farlo stare bene, perché noi venivano gli arabi, dice, noi li facciamo stare bene, loro ci costruiscono i ponti, le cose, infatti, e questa è la nostra tecnica. Quindi noi tendenzialmente tendiamo a fare stare bene. E poi, essendo un popolo che ha avuto anche, diciamo, non sempre la fortuna di dominare, come in alcuni periodi storici, delle sofferenze abbiamo fatto una virtù. E quello è il comico ribalta la tragedia in commedia, quindi secondo me è nella nostra... Le sofferenze le fai diventare virtù. Senti, eccezionale, veramente, sulla 7 diventa un tuo cavallo di battaglia. È stato il mio lancio, il mio esordio televisivo, e io sono... Tuttora la gente si ricorda di me, perché sai, quando fai un talent, è una cosa che non sapevo prima di essere concorrente di un talent, è bello perché il pubblico diventa un po'... sei come una squadra che sta giocando una partita, quindi tifa per te se vince, è legata con te per sempre. E quindi il bello... veramente, tra l'altro, era un talent in cui si vinceva 100.000 euro in contratti, cioè io per guadagnare 100.000 euro ho dovuto lavorare. Che io ho detto, ma io sono siciliano, non possiamo fare una cosa che meritate a uno senza bisogno di niente. Ci ho provato. Ma... Rivediamolo un momentino. Eccezionale veramente. Come ridono, lì c'è Selvaggia, poi c'era Paolo Ruffini, Diego. Poi non abbiamo visto, ma c'era Diego Abbatantuano, Pupi Avati anche. Pupi Avati, Pozzetto. No, è stata poi si è creato un bellissimo rapporto, soprattutto con Paolo Ruffini, ma è stata... Io ho avuto la fortuna in tutti i programmi televisivi che ho fatto di incontrare persone per bene, e questo, sai che nel mondo dello spettacolo non è detto, e quindi mi sento molto... Ma Paolo è fortissimo, è vero? Paolo è bello, Paolo perché Ruffini. è vero, perché ogni cosa che dice... è una persona vera, e quindi io ci sto bene, perché non pensi che c'è una dietrologia. Selvaggia Canelli come Selvaggia è così. Selvaggia, diciamo che era quella più dura nei giudizi, ecco. Però ne capisce tanto di comicità. Io è veramente una che ne capisce. Ti ha dato qualche dritta anche giusta. Sì, anche qualche, però è stata, poi alla fine mi ha dato 10, quindi va bene, perfetto. Allora, promossa pure lei. Senti, nel 2016-17 hai fatto Colorado Caffè su Italia 1. Poi ancora eccezionale veramente come co-conduttore, hai fatto interviste. Allora adesso ci vediamo la seconda edizione, okay, dove ci sei tu che hai già un ruolo ancora maggiore. Vediamo. In Italia oramai sempre più stanno diffondendo i cannabis shop. Sono entrati legali questi posti in cui si fa dei prodotti con la marijuana legale, cioè che è una piccola dose. Io, siccome volevo parlare di questo stasera, prima di venire a Colorado sono passato di là e ho mangiato dei biscotti alla cannabis, buonissimi. Veramente mangiavo mezzo chilo, non ho nessun effetto, non sono per niente disorientato, anzi sono felicissimo di essere qui a Zelig. Della legalizzazione della droga hanno parlato tutti. Allora, ne volevo parlare pure. Io mi sono informato sulla legge, ho visto che ci sono dei piccoli paradossi. Per esempio, in Italia tu non ti puoi piantare la pianta a casa, fartela crescere e fumartela. Non puoi farti la pianta a casa e fumartela, no. Però ti puoi comprare i semi. Ma che senso ha? Perché vendono i semi? Con che scusa vendono i semi? Infatti i semi li vendono in quanto semi da collezione. Ma chi cacchio colleziona semi? Ma che schifo di collezione. Manco Luca Sardella colleziona semi. Chi è che colleziona semi? No. Bellissimo. Che poi con Luca Sardella siamo diventati colleghi a Striscia. Perché. Perché ti ha detto lui poi? No, io l'ho fatta vedere, lui non l'aveva vista la battuta. Ho detto, sappi che ti ho citato in un pezzo. Lui mi ha detto, no, neanche io colleziono semi. Quindi, ah, non è vero. Comunque è fortissima questa gang. Che poi è vero. È vero, una cosa assurda. Tant'è la cosa bella che è successo dopo questo monologo, che ci fu un po' di leggi che facevano aprire e chiudere i cannabis shop, sì, in Italia. Sono un po' di... E allora sento l'amico di tutti quelli che... E io ogni volta che trovo qualcuno mi regalano... E io ho st'erba legale, che ho paura, perché sai, è legale, però non sai... Calma, che vogliela spiegare a un poliziotto che ti fa... E quindi è bello perché mi regalano... Non so. Senti, e lì poi c'è stato l'approdo a Striscia la Notizia su Canale 5 con Friscia, no? Con Sergio Friscia, simpatico, sì. Sergio, meraviglioso. Veramente. Allora, vediamoci un momento con Sergio Friscia.
Ma adesso purtroppo per oggi è tutto e vi lasciamo purtroppo al grande fratello VIP. Ciao bimbi, ora vi lasciamo al grande fratello VIP. Ecco, mi raccomando bambini, ecco, non fate a casa quello che fanno i partecipanti, se no ci finite dentro pure voi ed è pericoloso. Non è bello finire dentro quella casa. Bene, siccome è stata una bellissima puntata, adesso per rovinarvi la serata vi lasciamo al grande fratello VIP. Era un gioco perché praticamente era la maggior parte della puntata dei nuovi mostri di Striscia erano video del Grande Fratello VIP, quindi era vedere ogni sera, non ce la facevamo più, vivevamo il Grande Fratello VIP. No, e io credo che questo è il bello di Striscia, cioè Striscia tu puoi prendere in giro il programma successivo, quindi è il massimo della libertà. È vero, cioè lanci prendendo in giro. Non è una cosa che in televisione si può fare spesso, quindi sì, questo è il bello di stare a Striscia, è questa libertà di poter fare satira su tutti, anche su quelli che sono gli amici. E quindi questo è un... Ma tu in uno di questi ci andresti di Grande Fratello, qualche reality? No, io ti dico che neanche farei più i talent, anche se vengo da lì e dice un po' ipocrita. In realtà, perché il talent, secondo me, no, io sono contrario al fatto che abbia comprato il format da fuori, perché in realtà il format è italiano, cioè uno che lavora, quattro che guardano, gli dicono quello che devono fare, da noi lo facciamo da una VIP, tutti i cantieri sono così, quindi noi dobbiamo vendere il format. Com'è i cantieri? I cantieri sono tutti, cioè quello che lavora e gli altri quattro fuori, no, è quello un talent se ci pensi, quindi dobbiamo vendere noi il format. Questa è pesante, questa è bellissima. Anche perché parlo di cantieri, una cosa che in Sicilia non c'è completamente. Oggi ho fatto la Palermo-Catania, né? Proprio bene. Cioè, era un continuo. No, è meraviglioso. È bello perché ti vogliono far vedere tutti gli angoli della Sicilia che non hai visto e quindi mettono dei cantieri in mezzo all'autostrada per farti godere il panorama. Senti, cosa ti piace ancora della Sicilia? No, tutto, piace tutto. Io dico sempre che uno dei regali più belli che hanno fatto i miei genitori è di essere nato qui. Chissà cosa sarei stato se non fossi stato siciliano, quindi io devo tutto a questa terra per la mentalità e io infatti se ce la faccio non vorrei mai trasferirmi, faccio spola. Ah, quindi vai e vieni? Sto un po' a Milano, sto un po' qui e vabbè, un po' come te, no, hai fatto, è un po', io credo che la mentalità, il modo in cui viviamo, certe cose, forse probabilmente perché fuorviato dal fatto che sono nato qui, però non le ritrovo a nessuna parte, quindi io della Sicilia amo tutto, amo i tempi, amo i ragionamenti, amo anche l'intelligenza, perché è un paese che anche il più ignorante ha comunque una cultura, perché la cultura è in tutto. Bravo, in ogni cosa. Io penso l'arancin, che non metto il finale, l'arancin. Sì, com'è? Arancin, perché io ho fatto nel mio film che si chiamava Tutto a posto, c'era Sergio Friscia che faceva l'arancin o gli arancin, non gli mettendo arancin il finale per non prendere, certo, per non far arrabbiare o i palermitani o i catanesi, esatto, quindi così su TripAdvisor non gli mettevano recensioni negative, era questa tecnica. No, dico, quella è tutta la cultura, perché c'è il riso che viene dalla Cina, ma la forma l'hanno data gli arabi, quindi in un solo pasto c'è tutta c'è un mondo. Quindi senti, invece Milano com'è? Senza fare i luoghi comuni, no, adesso ormai sono superati queste cose, però... A proposito dei luoghi comuni, devo dire che a Milano, per esempio, non mi hanno mai detto la paura che abbiamo tutti noi siciliani quando andiamo fuori, è siciliano mafioso, mai detto, ecco. E che quella cosa lì, secondo me, è superato, per fortuna. Bello, anzi, bello. Mi dicono, siciliano, che fa, mi porti un cannolo. E siciliano che fa, mi porti una cassata, siciliano che fa, mi porti una pasta di mare. Ma è vero questa cosa del cannolo, che tutti diciamo... Ma io... No, ma io dico, ma non è che siamo, è vero che non siamo tutti mafiosi, ma manco siamo tutti pasticceri. Cioè, però è una città che sa che chi viene da fuori è una ricchezza. E quindi a me ha accolto con grandissimo affetto. Io è una città in cui vivo meglio. Infatti questo discorso sembra quasi... tra terroni si dice no, invece devo essere onesto, Milano è una città che mi ha accolto molto bene, io sto molto bene. Senti, vediamoci un altro momento adesso, il trailer ufficiale di Tutto a Posto, film, esatto, che hai appena citato, vediamo. Buongiorno Lipari. Buongiorno professore Mancuso. Come sta papà? Buongiorno professoressa Mancuso. Ma come sta papà? Buongiorno Lipari. Professore Mancuso, papà sta bene. Robertino, una cosa veloce, che c'è la partita di calcetto. Ma c'è il torneo. Scusami, non mi ricordo più le tre domande che ti devo fare. In questa università le cose non cambieranno mai, se continueranno ad entrare i parenti. C'ha ragione, lo zio. Io i raccomandati li odio. E io per passare un esame mi devo conciare così. Qui dobbiamo pagare tutti. Non è il figlio del rettore.
Tutti sanno come ottengo successi ed è grazie a te. Non vuoi più essere il figlio del rettore, giusto? Perfetto, allora quella è la porta. Fuori. Qua tu friggerai arancine. Eccolo qua. No, è intanto questo film che è girato tra Catania e Cirreale. E, no, una storia particolare del film è che noi giriamo il film sul baronato universitario, che ho vissuto però a Palermo, perché... io ho fatto medicina, quindi ho vissuto tutto il mondo del baronato, i professori con lo stesso cognome, davvero, cioè tutti Mancuso, non si chiamano Mancuso, ma l'ho visto. Sì. Quando abbiamo girato il film, succede che qualche mese dopo parte un'inchiesta all'Università di Catania realmente su professori baroni. E la cosa incredibile è che la gente pensava che io lo sapevo. Dice Roberto, ho detto no, allora hanno detto lui fa i film e si risolvono i problemi. E quindi mi cominciavano a chiamare, cioè fai un film sull'immondizia, cioè no, non funziona. Non so. Però un film, io sono molto legato, ovviamente essendo il primo protagonista e sceneggiatore, però il mondo del cinema è così bello che sto facendo il prossimo, cioè, sto scrivendo il prossimo. Ah sì sì, questo cioè, ci devi raccontare un po', con un'anticipazione. Allora, proprio. Ancora non posso dire niente, però è in... titolo si sa, no? No, ancora non parlo perché fino a quando non so. Ma manco dove lo girate? No, stiamo facendo i giri in location, quindi ancora non si sa il luogo, non so esattamente come sarà il primo Chuck, però la sceneggiatura c'è, quindi appena posso. Tu sei il protagonista? Sono il protagonista, sono sceneggiatore. Fai lo sceneggiatore? Sì, 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 anche no. Ma io voglio fare tutti i lavori. No, perché da sempre mi sono scritto le cose per me. Poi ho dei collaboratori storici, gli stessi con cui ho scritto lo spettacolo, sono Ignazio Rosato e Roberto Anelli, e nel film pure Paolo Pintacuda, siamo un gruppo di sceneggiatori. Però tendenzialmente ciò che dico io mi piace che... Perché ti è venuto da... Sì, perché sono cresciuto facendo il monologhista in questo modo, in questa... Senti, ma per esempio, fai un giro a Catania, cos'è che vedi adesso in questo periodo che ti colpisce, che ma metteresti nel film, per dire? Ma ci sono tante cose... Io non lo so, in questo momento per me... guarda, è complicato. Allora, devo dirti che i problemi sono gli stessi in tutta Italia, quindi sì, no, io per adesso una cosa che farei, non so se riesco a mettere nel film, è il nostro rapporto con le colonnine del gel disinfettante, perché a noi sembra che non l'abbiamo mai visto, perché c'è gente che ne approfitta, come gratis, c'è gente che scende con i bidoncini, se li porta a casa. Mia madre è diventata come un sommelier, fa niente, quella del panificio è meglio, cioè, ecco, quello sarebbe bello raccontarlo, bello, perché potrebbe essere un momento storico raccontato. Vedi come nascono le intuizioni del comico, vero? Fantastico. Sì, sì. Diciamo che il comico, diceva Nietzsche, dice, quando tutti ballano con la musica, se tu ti tappi le orecchie e li vedi ballare senza musica, è una cosa strana, un altro punto di vista, e fa ridere. Giusto. E il comico fa quello, a un certo punto toglie un elemento e vede quello che gli altri... Ma ti sei ispirato mai a qualcuno? C'è qualcuno dei tuoi preferiti? Quelli che vanno, diciamo, convinto a fare questo mestiere sono Ficarra e Picone. Perché mi ricordo, stavo guardando la TV da bambino, vedevo tanta comicità perché mia mamma lavorava ai beni culturali siciliani e quindi finanziava anche gli spettacoli. E come si fa? Come abitudine, gli regalavano i biglietti dell'aprile. Quindi io andavo a vedere tutti i spettacoli di comicità gratis con mia mamma. Bellissimo. Quindi io scroccando ho iniziato questo mestiere. Una grande cultura ti sei fatto, una formazione importante. E quindi... E Ficarra e Picone? E Ficarra e Picone invece li vidi in televisione e fui fulminato e ho detto io voglio fare quella cosa lì. Perché loro avevano già un linguaggio diverso. Poi crescendo ho conosciuto Pino Caruso, perché non grande era... Grande Pino Caruso. Pino, quella comicità lì, Troisi... tutto quel modo di prendere un concetto comico, una gag comica e elevarla, perché il comico ha la fortuna di essere una persona ascoltata per 1 ora e 20 su un palco, non capita a nessuno, neanche il Papa fa l'Angelus che dura 20 minuti, quindi è una fortuna enorme, 1 ora e 20 che parli solo tu e ti ascolta, e quindi dentro quell'1 ora e 20 non puoi metterci comicità fino a se stessa, di metterci anche qualcos'altro. A me quel qualcos'altro mi ha sempre attratto. È giusto. E qualcos'altro si può definire o è indefinibile? Dipende che... sono tutti quei mal di pancia. Quando un comico c'ha qualcosa che non sopporta, non,
che non riesce. Per esempio, il film sul baronato è perché io l'ho vissuto e avevo questo mal di pancia. Allora trovi un modo per esorcizzarlo, che quando ci ridi su l'ha già vinta la battaglia. Fantastico. Senti, allora ti vediamo a Catania il 26 alla Villa Bellini con Non ce n'è comico. Non ce n'è comico. Ma poi tu hai altri progetti in vista? Sì, concentrerò tutte le date in questi 10 giorni, perché proprio perché poi devo fare spazio al film, che ancora non so tante quando inizia, ma spero non a breve. Ci dice nulla. Spero a breve. E quindi poi sarò ad Agrigento il 27 luglio, davanti al Tempio di Giunone. Mi perdoneranno gli antichi greci. Se, però, che meraviglia, però. Però non ti intimidisce essere... un po' sì, perché poi dico, mamma, io mi ricordo quando ho fatto il primo spettacolo a Taormina e io dicevo, ma qua ci stava Plauto, ma perché ci sono io? Sono l'esempio della crisi. Che bella emozione. È bellissimo, molto emozionante. E poi sarò a Donna Fugata a Noto. E faccio solamente queste date tutte qui in giro proprio per riuscire nel frattempo a preparare il film. Certo. E riuscirai a ritagliarti una vacanzina o non se ne parla mai? La mia ragazza spera di sì. Immagino, naturalmente, c'ha ragione. Anche perché lei per adesso è sul fronte, perché lei lavora al pronto soccorso Covid, quindi sta vivendo, è da 2 anni che... Ha il suo bel da fare. E quindi non vede l'ora di farsi una vacanza. Ma eventualmente dove? Italia, fuori, estero, Sicilia? Appena troviamo il... Io guarda... Qua la Sicilia ancora non l'ho finita di girare, perché non basta una vita per vederla tutta. Però non ho idea. Però diciamo che la vacanza serve per staccare il... metti in modalità aereo al cellulare, non guardi più. Quindi va bene qualunque posto sia isolato. Fantastico. Roberto Lipari, grazie per essere grazie stato te, con Michele. Noi il 26 alla Villa Bellini di Catania con Non ce n'è comico. Complimenti e in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo anche, grazie.